Guarda, Andrea, guarda qua, guarda. È ancora un po' ondulato il viso, guarda. Ah, ma non importa, basta che sia uniforme. Strigi tutto, allora vedi un po' variante. Ma l'hai registrato quello di prima? Sì, quello di Jim Morrison, No, quello di che ho iniziato sto discorso, non l'hai no. registrato. E allora io adesso parto presente. Raccontano questa cosa. Allora inizia dall'inizio. Allora. Parliamo della vita, di come va con le donne, un esempio, tanto per fare. Fumiamoci prima una sigaretta, no? Tanto per fare. Allora, con le donne non ci ha mai avuto problemi, di donne. Quando lui si impunta di caricare con la tipa, non c'è nessuno che lo ferma, vai che se la carica. Non è che. Cioè, a volte vado anche in bianco. Mario Di Cicco è un ragazzo normale come tanti altri. Fa la sua vita, lavora, tutto quanto, si diverte come tutti gli altri. Lavora in fabbrica, cosa che a me non mi piace lavorare, solo che purtroppo questi sono i lavori, cioè non ci sono altri, i lavori sono tutti quelli. Cioè non c'è un diploma, c'è solo la terza media, quello là. Fai pure, vado Elena. vai. Allora, a me mi piacerebbe, il lavoro che mi piacerebbe fare sarebbe un lavoro proprio che mi piacerebbe fare, non lo so ancora. Io ancora quello che vorrei veramente fare nella vita non lo so. Non c'ho ancora un'idea fissa di cosa voglio fare. Però certamente io non sono il tipo che almeno adesso la mia mente, quello che penso io è che non sto pensando a volermi fare una famiglia, a volermi sposare, avere dei bambini, ancora io questa testa non ce l'ho. Il discorso era solo questo, che noi magari in una serata facevamo le stesse cose, passavamo 3, 4 ore, 5 ore insieme, facevamo le stesse cose, nel senso che magari ci facevamo una canna per dire, fumavamo dell'hashish, oppure bevevamo del vino, per dire, noi tante sere andavamo a comprare un bottiglione di vino e non è che ci ubriacavamo, però stavamo male perché bevevamo in un modo, cioè nel senso che senza motivo, no? Prendevamo sto bottiglione per passare la serata, bevevamo e ridevamo così. Cioè eravamo in sintonia, allora quello che si diceva, oppure ascoltavamo della musica, si ritornava tutti, eravamo tutti insieme, tutti nello stesso discorso. Allora tutti quanti eravamo presi nei discorsi che facevamo, anche se faceva un discorso stupido, cioè nel senso che magari non aveva niente a che fare con la serata, però eravamo tutti insieme, condividevamo quello che lui diceva, ci scherzavamo sopra. Ci ridevamo, cercavamo di capire se era una cosa giusta, una cosa sbagliata, cioè eravamo in sintonia perché facevamo sempre tutti quanti le stesse cose. Che cazzo inquadri? Sì. Inquadra No, qua! come te lo devi mettere qua, vicino Sto? a me. Ci sei? Sì. I gomiti vicini, dai! Via! Aspetta, un attimo, sì che. Vai, vai, Mamma! vai, è Ma che pezzo buona! di merda, ma non anche il tempo! No, È no, no, buona! ma che cazzo è buono? Mica anche mi dà il tempo, tu mi butta giù! Guarda, mio fratello sta Oh ragazzi, non ci sulla sei? porta, eh! L'ultima volta, Giacomo, inquadra qua, Giacomo! Non lo butto giù, lo scanno, Giacomo, lo uccido! Vai! Vuoi, Giacomo! Ehi! Oh! Vuoi che lo uccido! Sei scemo sei, io il solito! Dai, Amedeo! Tocca a te, vieni, va! Vai, un altro sfidante! Dai! Io vorrei parlare con questa ragazza, vorrei dire che è una bella. Dai, sei bravo! Vieni Rossi, vieni Rossi. No, ma quello che mi passa per la testa, no. Allora io direi che la falchiera la vedo una. Indietro Rossi, scusa. Sì, ma non così. Vabbè, Franco, così non va bene, devi essere naturale. Naturale, ma c'è cibo. Non sale dietro. 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 Non sale dietro
I compiti non li ho mai fatti, quando mi davano i compiti, quando ogni classe c'aveva i suoi tre o quattro bravi ragazzi, no? Che sapevano tutto, sapevano fare i compiti di qua e di là. E io me li facevo fare sempre da loro i compiti. E me li facevano. Però non glieli chiedevo con la prepotenza. No, gli chiedevo per favore, fammi i compiti, visto che tu sei bravo, no? E me li facevano. Eravamo in quattro con due moto, no? Niente, allora siamo andati a farci dei bagni a un laghetto, a Volpiano. Allora, noi eravamo in quattro. In quel momento, noi eravamo ragazzini, avevamo 14 anni per uno. In quel momento sono arrivati parecchia gente, no? Ragazzi e ragazze. Erano in tante, loro gente grande, no? Allora si sono messi in costume. Noi eravamo in mutande, cioè facevamo il bagno in mutande. Uno di questi, che era insieme con me, aveva i mutandoni, cioè di quelli grossi, aveva quelli lunghi, no? Allora, niente, si è fatto il bagno e nel frattempo sono arrivati questi, noi eravamo nell'acqua, si sono piazzati, cioè sono messi, no, vicino a noi, con le macchine, sai, tutto quanto. Allora questi qui, no, noi è arrivata l'ora di che dovevamo andarcene a casa, no, che dovevamo ritirarci. Questi qua, no, ci hanno visto che uno di noi, no, aveva il mutandoni in piena estate, erano i mutandoni grossi. Prende noi, lo chiamavamo, no, Gino, esci che dovevamo andare a casa, dovevamo andarcene via. E questo qua non voleva uscire apposta per questo motivo qua, no, perché aveva i mutandoni e non voleva uscire, perché questi qua ridevano, perché poi l'hanno visto, no, ridevano. Noi, capito, a 14 anni eravamo più svegli di loro, eravamo abbastanza svegli. Questo qua è uscito, no, dall'acqua, veloce, boom, neanche si è asciugato, si è messo subito i jeans, no, si è messo subito i pantaloni e si è bagnato, era tutto bagnato. E questi qua ridevano, sai, come dannati, proprio ridevano, cioè non ce la facevano più, no, ragazze, quanti erano. Da 10 anni è capace che io non ci sono più al mondo. Se continuo così, come sto continuando, come sto andando avanti adesso, tra 10 anni non ci sono più. Tra 4 o 5 anni me ne vado. Però io penso di esserci tra 10 anni, perché io è ora che mi metto la testa a posto. Non ne se ne dice che sono usato. Già le forze fanno. Tutto. C'era Milan-Napoli, allora doveva ancora iniziare la partita. Noi volevamo fare invasione di campo, volevamo entrare in campo per bruciare una bandiera del Napoli, no? Bruciare dentro il campo una bandiera del Napoli. Allora scavalca prima il mio amico Davide, scavalca e entra subito in campo. Mentre sto scavalcando io, che sto entrando in campo, come arrivo sulle inferriate, mi sento gridare da un poliziotto, no? Mi sento gridare, fermati o ti sparo, torna indietro o ti sparo. Come ho sentito così, mi sono agitato, mi sono messo paura, sono voluto lo stesso saltare dentro il campo. E come sono saltato, sono rimasto appeso con la mano, non so neanche come, e mi sono aperto la mano, no? Come mi sono aperto la mano, subito il mio amico Davide è venuto a soccorrermi, no? Venuto a soccorrermi, c'avevo tutti i tendini di fuori, tutto quanto. Sto mio amico ha preso un fazzolettino di carta, ha preso i tendini e me li ha rimessi dentro il buco, no? Dove mi ero messo il pungiglione, no? Nel buco. Me li ha rimessi lì dentro e mi ha messo i fazzoletti sopra. Tutto veloce perché c'era il poliziotto che ci stava correndo dietro, no? Come il poliziotto viene verso per correrci dietro, io e sto mio amico scappiamo. Lui scappa da una parte, io scappo dall'altra, no? Il poliziotto corre dietro a me, non corre dietro al mio amico, corre dietro a me. Allora io corro e sto poliziotto dietro mi correva, no? Come arrivo a San Siro, allo stadio di San Siro, c'è nel campo, per entrare in campo, per saltare dentro il campo c'è una fossa che recinta tutto lo stadio, una fossa di 2 metri così, no? 2 o 3 metri. Allora io arrivo davanti a sta fossa e però è larga, no? Saranno 2 metri di larghezza, 1,5 metri, 2 di larghezza, no? Arrivo lì davanti e c'avevo paura di saltare, ancora cadevo dentro, no? Mi giro, vedo sto poliziotto che mi corre dietro, come vedo sto poliziotto, allora ci provo, no, a saltare. Salto e ce la faccio a saltarla, no? Arriva il poliziotto, vuole saltare anche lui, è come un pernacchio, se ne cade dentro la buca. Si è fatto male, se ne è caduto dentro la buca. Io scappo e scappo verso l'infermeria, no? Arrivo in infermeria e mi medicano, no? Subito mi iniziano a medicare, no?
Addirittura, come arrivo in infermeria, la prima persona che vede è un'infermiera, una ragazza giovane, no? Mi fa: cosa ti sei fatto? Gli faccio: inga, cosa mi sono fatto? Gli faccio: guarda qua, come tolgo il fazzoletto, sta ragazza, sta infermiera, mi vede la mano, è svenuta. È svenuta. Come mi ha visto la mano, è svenuta. Loro mi fanno: aspetta, in che ospedale vuoi andare te a Torino però? E io gli ho detto: alle Mulinette, il primo ospedale che mi è venuto in mente, no? Ho detto: alle Mulinette. Allora risponde un dottore e mi fa: no, alle Mulinette noi non ti portiamo, piuttosto ti operiamo qua. Ho detto: perché? Perché l'unico ospedale che ti potrebbe operare a Torino è il CTO, se vuoi andare ti portiamo al CTO. Ho detto: portatemi al CTO, no? Io ho detto le Mulinette perché è il primo che mi è venuto in mente. Cazzo, per me uno vale l'altro, basta che mi operare, mi hanno aggiustato. No, basta... Io te lo dico, se si deve fare, tanto è questione di una serata, non so cosa sera. Ma siamo una sera. No, ma siamo prima. Certo, siamo... non rispetto personalmente tutto, però... Ciao. Oh.